Ben ritrovati per una nuova puntata delle grandi salite di Bike Channel. Un saluto da Paolo Savoldelli e da Massimo Boglia. Ci troviamo ad Armeno e oggi andremo a scalare il Mottarone, ma per conoscerla meglio abbiamo un ambasciatore della zona, Paolo Longoborghini, che ci aiuterà a scoprirla nei particolari più sconosciuti. Paolo. Buongiorno a tutti, questa è una salita di 12 km con pendenze massime del 14% subito all'inizio, una pendenza media intorno al 7,5% e un dislivello di 900 metri. È una salita che conosco molto bene, essendo stato terreno di allenamenti quando correvo professionista, e preparatevi perché le pendenze all'inizio sono subito molto dure. Adesso ragazzi guardiamo le caratteristiche del Mottarone nella nostra grafica. Si parte, qua inizia il Mottarone. Siccome oggi siamo in compagnia di due corridori che si chiamano Paolo, per non confonderci, il ragazzo con la maglia nera è Paolo Longoborghini, con la maglia ciclamino Paolo Savoldelli. Qui è il via ufficiale della salita per il Mottarone, è un tratto, il primo, quello più duro direi, con pendenze importanti. Si incomincia subito duro e poi dopo avrà comunque anche dei pezzi dove si respira la salita. Comunque questo è un pezzo veramente interessante. Abbiamo percorso 1,5 km dalla piazza di Armeno. Abbiamo terminato il tratto più duro o ce n'è ancora? Ma diciamo che tutta la salita ha delle continue variazioni di pendenza. Adesso, dopo questo primo pezzo, avremo modo di respirare un attimo, la strada scende un po' come pendenza, però tra poco ci saranno altri strappi con pendenze molto importanti. In questo tratto si inizia a vedere, Massimo, il Monte Rosa con il cappello di nuvole che lo sovrasta. Dire la verità, si è fatto caso a Monte Rosa qua. 600 metri è la vetta più alta d'Italia dopo il Bianco. Questo è un altro bello strappo, Paolo, di quelli che ci raccontavi prima. Come hai detto prima, è una salita con continue variazioni di pendenza nella prima parte. Questo è un altro strappo molto impegnativo che viene subito dopo un pezzo dove si è potuto tirare un attimo il fiato, ed è così, continua a salire a strappi fino agli ultimi 6 km dove, come avevo detto prima, la pendenza si regolarizza un po'. La cosa che emerge già da questi primi chilometri, ne abbiamo percorsi 3,570 metri, è proprio questo continuo cambio di pendenza, e queste salite sono quelle che alla fine fanno più male perché non riesci a trovare un ritmo. Buona notizia, siamo arrivati a uno bello spianamento e qua c'è il santuario della Madonna di Luciago. Io una preghierina magari la direi, grazie Madonnina che ci aiuti sempre in salita. C'è la fontana, ecco, questo è un riferimento importante per chi vuole affrontare il Mottarone. Ecco, sappia che dopo 4 km c'è un rifornimento idrico con la fontana, e fondamentale, magari tra virgolette, non perdere tempo, dedicare tempo a riempire la borraccia, che arrivare in cima, essere secco, e anche in inverno. 5 km e 200 metri percorsi, primi 2 km e mezzo veramente difficili, degli strappi, ma in questo momento cosa sta succedendo, Paolo? La strada spiana, come continua? Adesso la strada spianerà per qualche chilometro, un paio di chilometri, sì. Chilometri. Avremo un attimo, diciamo, tregua. Di tregua, per dopo ricomincerà a salire, ma molto più regolare. Comunque la mia impressione è che sia una salita abbastanza accessibile a tutti, perché non avendo dei tratti duri continui ti permette comunque di cambiare passo, di recuperare. Ad esempio in questo tratto io sto salendo solamente a 200 watt con una cadenza di pedalate intorno alle 80, siamo al 4-5%, e qui parlare non ci viene difficile. Interrompo questo discorso perché il panorama che stiamo vedendo sulla sinistra
è mozzafiato. Veramente, anche neanche in estate sì, c'è questa limpidezza del cielo. Qua sopra si dovrebbe vedere la vetta tra poco, no? Sì, tra un po', diciamo, la vetta è dove ci sono quelle antenne che spuntano dalla montagna. La strada, come pendenze, sarà più regolare fino in cima, e la strada resta comunque abbastanza con molte curve, e ci porterà appunto nei prossimi chilometri con pendenze sempre costanti fino alla vetta. Tra un po' incroceremo il bivio, quello che sale, certo, sulla Stresa, e da lì le strade si convergono, si uniscono e ci portano in cima. Tra l'altro è anche un posto, una meta degli appassionati del downhill, nella mountain bike e delle escursioni, perché è una vetta questa veramente attrezzata a 360 gradi. Ecco il bivio, da questa parte si viene su dal lago, altra zona da Stresa bellissima, ricca di corridori e appassionati anche nel periodo invernale, perché giù comunque rimane sempre mite. Lago d'Orta, descrivilo tu, Paolo. Ma il lago d'Orta è stupendo, soprattutto c'è la possibilità di fare il giro del lago d'Orta in bicicletta con la strada che costeggia il lago. È un piccolo lago con la stupenda isola di San Giulio che troneggia dal mezzo del lago ed è spettacolare. È veramente consigliabile venire sul Mottarone per vedere questi panorami e fare tutte le strade limitrofe al Mottarone, perché ne vale veramente la pena. Eccoci ragazzi, arrivati alla cima del Mottarone, che non ha un versante da questa parte, ma l'unica strada è questa fino al bivio. Allora, una salita molto bella con un paesaggio spettacolare. Caratteristica della salita: il primo tratto che ti taglia veramente fiato e gambe. Per fortuna ci arrivi con un passo regolare e ti puoi scaldare bene. Poi viene su a tratti alterni. È una salita dove chi ha tanta potenza, nonostante magari sia un po' sovrappeso, può fare comunque la differenza, perché da 4 km in poi si presta molto a dei rapporti a corridori con tantissimi watt di soglia. Questo è quello che ho potuto percepire io. È comunque una salita dove si può andare fuori giri, dove si può arrivare a tutta in cima e togliersi delle grandissime soddisfazioni. Paolo, un tuo pensiero, che la conosci molto meglio? Io concordo pienamente con te, non ci bisogna far demoralizzare se all'inizio si vedono appunto queste rampe. Bisogna riuscire a dosare le forze, e il finale, come abbiamo visto, è più regolare, è adatto, una salita adatta a tutti, e soprattutto una salita con un panorama stupendo che dà delle soddisfazioni sia dal punto di vista tecnico, perché si è affrontata con la bicicletta, sia dal punto di vista di panorama, perché è bellissimo. Allora, una domanda, visto che sei del posto, usciamo un po' dalla solita scaletta. Consiglia un giro a un nostro telespettatore con il Mottarone, molto bello dal punto di vista ciclistico, ma soprattutto dal punto di vista territoriale e del panorama. Ma per fare un giro stupendo, la cosa più facile è partire da Arona, affrontare tutto l'Alto Vergante e prendere la salita, seguire le indicazioni per il Mottarone, che è segnalato dappertutto, e arrivare fino in vetta e quindi tornare indietro. È una strada con poco traffico e con panorami bellissimi. Quanti chilometri questo giro più o meno? Questo giro più o meno tra Mottarone e Alto Vergante sarà un giro da 50 km. Ok, perciò 50-55, sì, molto accessibile, anche perché l'Alto Vergante appunto viaggia a metà montagna, sopra il lago, si vede il Lago Maggiore in tutta la sua bellezza. Il traffico non è esagerato, non ci sono pendenze eccessive, ci sono qualche strappo, e poi dopo si affronta il Mottarone e il rientro è bellissimo. Un saluto da Paolo Savoldelli, da Paolo Longoborghini e da Massimo. Grazie ancora Paolo per la compagnia. Grazie a voi. Ciao. Ciao.